Questa è la storia di Il ritorno dello Jedi. Potrete leggerla insieme a me sul vostro libro. Saprete quando voltare la pagina sentendo C1P8 emettere questo suono. E ora cominciamo. I comandanti ribelli stavano preparando la loro prossima azione contro il malvagio Impero Galattico. Essi non potevano sapere che la ribellione era condannata. Infatti, l'imperatore aveva ordinato la costruzione di una nuova e più potente Morte Nera. E per proteggere la gigantesca stazione spaziale durante la sua costruzione, era stato posto uno scudo invisibile creato da un grande generatore situato sulla vicina luna di Endor. L'alleanza ribelle sarebbe stata spazzata via per sempre. Frattanto, sul deserto pianeta di Tatooine, lo spietato bandito Jabba the Hutt teneva nella sua fortezza Han Solo, prigioniero nella grafite. Il luogo, sudicio e male illuminato, era sorvegliato da alieni e pieno di cacciatori di taglie e di orribili mostri, ma nessuno peggiore dell'enorme deforme Jabba. Eppure, gli amici di Han Solo non avevano paura. Avrebbero affrontato qualsiasi cosa pur di liberare Han dalla sua prigione di grafite. Dapprima, i droidi di 3BO e C1P8 tentarono di persuadere Jabba, ma questi li fece schiavi. Chewbacca fu venduta a Jabba da un cacciatore di taglie di nome Bausch. Ma una notte Bausch si avvicinò al blocco di grafite che conteneva Han, azionò un comando e il blocco venne fuso. Han era libero. Rivolgendosi a Bausch, Han disse: chi sei? Il personaggio si tolse il casco. Qualcuno che ti ama. E ora muoviamoci. Era la principessa Leia. Tuttavia, il salvataggio ebbe poca durata. Le guardie di Jabba afferrarono immediatamente i due e li misero in prigione. Allora, una figura vestita di nero entrò coraggiosamente nel salone di Jabba e disse: ascoltami, Jabba. Io sono Luke Skywalker, cavaliere Jedi. Sono disarmato, ma non sottovalutare i miei poteri. Il folgoratore di una guardia volò attraverso la sala finendo nelle mani di Luke. Libera i miei amici o sarai distrutto, Jabba. Ma Jabba si mise a ridere. Si aprì un trabocchetto e Luke precipitò in una cella oscura abitata da un mostruoso rancore. Ma il giovane Jedi presto sconfisse la bestia. Jabba era furioso. Di 3BO tradusse i suoi urli. Santo cielo, dice che tratterrà con sé la principessa Leila, C1P8 e me, ma padron Luke. Il capitano Solo e Chewbacca verranno portati al mare delle dune, dove verranno gettati nel pozzo dove vive il feroce carnivoro Sarlacc. Poco dopo, Han si trovò all'aperto su un battello a cuscino d'aria che fluttuava sul deserto. Luke, se questo è il tuo grosso piano di fuga, finora non ne sono entusiasta. Dovevo prima tirarci tutti fuori dal palazzo di Jabba. Stai vicino a Chewbacca e a quella guardia lì dietro. Quindi Luke fece un segnale a C1P8, che era sul galeone a vela di Jabba. Il piccolo droide lanciò a Luke una spada laser attraverso il pozzo. L'arma lampeggiò in mano a Luke e le guardie di Jabba vennero distrutte. Una bordata fece ondeggiare il battello. I cannoni del galeone a vela stavano sparando addosso a loro. Lando cadde nel vuoto e cominciò a scivolare verso il pozzo di Sarlacc. Han urlò: vai a far fuori Jabba, Luke! Ciube Dio, salveremo Lando! Luke saltò sul galeone a vela assalendo temerariamente i serventi del cannone. Quindi fece saltare in aria la nave con il suo stesso cannone. Vieni, Leila. Jabba è finito. I due fuggirono sul battello su cui erano i droidi, mentre il galeone esplodeva tra le fiamme. Prima di unirsi all'alleanza ribelle, Luke doveva andare a Dagobah a parlare con Yoda, il maestro Jedi. Il giovane Jedi aveva una domanda scottante. Maestro, Darth Vader è mio padre. Yoda divenne triste. Tuo padre egli è, ma affrontarlo tu devi, Luke. Guardati dall'imperatore. O al lato oscuro della forza egli ti attirerà, come Vader. L'ultimo degli Jedi tu sei. Luke chiuse gli occhi. Allora sono io che devo affrontare Lord Vader. Luke tornò al quartier generale ribelle in tempo per udire notizie sorprendenti da Mon Mothma, capo dell'alleanza. Abbiamo saputo che l'imperatore è sulla Morte Nera, quindi mandiamo tutta la nostra flotta a distruggerla. Il generale Solo guiderà una squadra d'assalto a Endor per neutralizzare lo scudo deflettore. Ciò permetterà alla flotta, sotto la guida del generale Lando Calrissian, di attaccare. Bene, buona fortuna. E che la forza sia con voi.
Yan pilotò una navetta imperiale rubata verso lo scudo deflettore di Endor. Questo coso non sarà veloce come il Millennium Falcon, ma dovremo contentarci. A Lando serve la nostra nave per l'attacco. A questo punto si sentì la radio. Qui il controllo dello scudo deflettore. Identificatevi. Leila nervosamente trasmise un codice di identificazione. Spero che quel codice segreto che abbiamo rubato funzioni. Mentre aspettava trepidante, lo scudo si aprì per lasciarli passare. Ce l'abbiamo fatta! Darth Fener entrò nella sala del trono dell'imperatore sulla Morte Nera e si inginocchiò. Un piccolo gruppo di ribelli è atterrato su Endor, mio padrone. Mio figlio è con loro. L'ho percepito. Sì, lo so. Devi andare su Endor ad attenderlo. Egli verrà da te e tu lo porterai al mio cospetto. Insieme lo porteremo al lato oscuro della forza. Sì, mio padrone. Appena la squadra d'assalto di Yan fu atterrata nella foresta di Endor, si imbatté in alcuni scout imperiali. Yan li vide saltare sui loro motosprinter. Dobbiamo impedire loro di riferire agli altri. Yan e Chube fecero fuoco con i loro folgoratori. I motosprinter esplosero, gettando al suolo i loro guidatori. Ma due altri scout fuggirono via. Luke e Leila li inseguirono con i loro sprinter. Corsero tra gli alberi giganteschi a velocità pazzesca. Alla fine, i ribelli riuscirono a far precipitare gli scout dai loro mezzi tra gli alberi. Ma Leila non tornò alla base e la squadra cominciò a cercarla nella foresta. Improvvisamente vennero circondati da rozze lance impugnate da piccoli guerrieri simili a orsetti. Di Trebbio ascoltò il loro linguaggio gracchiante. Sono degli Ewok, comandante Solo, e dicono che siete loro prigionieri. Solo noi? E tu, ferraccio dorato? Io sono loro ospite. Sono convinti che sia una specie di dio. Oh, fantastico! I ribelli vennero legati e portati al villaggio Ewok, in cima agli alberi, dove li raggiunse Leila. Luke ebbe un'idea. Di Trebbio, di loro che se non ci liberano, tu ti arrabbierai ed userai la tua magia. Ma padron Luke, quale magia? Io non... Aiuto! Usando la forza, Luke fece galleggiare Di Trebbio sopra le teste degli Ewok. I pelosi guerrieri parlottarono nervosamente con il loro capo. Sembra che il trucco abbia funzionato, padron Luke. Si sono impegnati ad aiutarci a combattere l'impero. Il giorno seguente, Darth Fener arrivò alla base imperiale di Endor. Delle guardie armate gli portarono un ribelle prigioniero. Ah, giovane Skywalker, l'imperatore mi ha detto che mi avresti cercato. Mi sono arreso per poterti parlare, padre. C'è ancora del bene in te, lo sento. L'imperatore non te lo ha tolto del tutto. Io posso aiutarti a sottrarti al lato oscuro. Qualcuno ti ha riempito la testa di idee sciocche, ragazzo. L'imperatore ti mostrerà la vera natura della forza. Vieni. Fener condusse Luke alla sala del trono dell'imperatore. Il vecchio personaggio ammantato di nero alzò lo sguardo. Benvenuto, giovane Jedi. Sono ansioso di completare il tuo addestramento. Presto mi chiamerai padrone. Vi sbagliate. Presto voi e questa Morte Nera verrete distrutti. No, sei tu che ti sbagli. I tuoi amici stanno tutti cadendo in una trappola approntata da me. L'attacco ribelle è condannato. Su Endor, Yan e le sue truppe sopraffecero i pochi soldati a guardia del bunker imperiale. Visto? Roba da ragazzi, Leila. Neutralizzeremo quello scudo in un attimo. Mani in alto, feccio ribelle. Yan si voltò circondati. Di scatto e vide decine di soldati imperiali che puntavano i loro fucili laser. Ci hanno intrappolati. La flotta ribelle si lanciò contro la Morte Nera, con in testa il Millennium Falcon. Lando controllò i suoi strumenti. C'è qualcosa che non va. Lo scudo è ancora attivo. Lando tirò velocemente e trasmise. È una trappola. Tutte le navi accostare! Azione evasiva! La maggior parte della flotta virò in tempo, ma alcune navi si sfasciarono contro lo scudo invisibile. 15 centinaia di caccia imperiali attaccarono la flotta ribelle. La voce di Lando riempì il centro di comando a bordo dell'ammiraglia stellare dei ribelli. Ammiraglio Akbar, non possiamo avanzare né ritirarci. La nostra unica speranza è di resistere e combattere.
Improvvisamente, un raggio accecante lampeggiò dalla Morte Nera, facendo esplodere un incrociatore ribelle. Lando urlò. Quel colpo veniva dalla Morte Nera, ammiraglio. È operativa. Dov'è Ian? Sembrava non esserci più speranza per Ian e la sua squadra d'assalto. Ma ad un tratto, dalla foresta, centinaia di Ewok attaccarono le truppe imperiali. Gettarono massi penzolanti dai rami. Lanciarono frecce. Chewbacca sbatté per terra le guardie, mentre Ian e Leila si precipitavano verso il bunker. Dobbiamo neutralizzare quello scudo, altrimenti la flotta verrà fatta a pezzi. L'imperatore sorrise a Luke. La tua flotta e i tuoi amici sono perduti. Bene, sento la tua ira, giovane Jedi. Abbattimi! La spada laser lampeggiò nella mano di Luke, che la roteò verso l'imperatore, ma l'arma di Fener fermò il colpo. Ora devi combattermi di nuovo, Luke. Le loro lame fiammeggiarono incrociandosi in uno spietato combattimento. Poi, con un terribile slancio, Luke colpì Fener facendolo inginocchiare. L'imperatore era esultante. Bene, uccidilo, Luke! Il tuo odio ti ha reso potente. Ora ti unirai al lato oscuro. Luke gettò la sua spada. Mai! Sono uno Jedi, come mio padre prima di me. Allora sia Jedi. Dardi di energia sprizzarono dalle mani dell'imperatore, sbattendo a terra Luke. Vedendo il proprio figlio colpito, Fener afferrò il malvagio regnante. I dardi mortali colpirono allora l'oscuro Lord, che però riuscì a gettare l'imperatore in un pozzo profondo. Fener debolmente strisciò verso Luke. Vai, figlio mio. Lasciami. No. Devo salvarti. Lo hai già fatto, Luke. Luke, triste, si arrampicò sulla sua navetta e schizzò via. A bordo del Millennium Falcon, Lando urlò. Ce l'hanno fatta! Lo scudo è neutralizzato! Andiamo! Lando guidò una squadra di caccia attraverso un labirinto di cavi e di tubi nella incompleta Morte Nera. Ecco là il reattore principale. Fuoco! I missili partirono. Colpito in pieno! La Morte Nera fu scossa da una serie di esplosioni. Il Millennium Falcon saettò via appena pochi secondi prima della terribile esplosione. Quella notte su Endor i ribelli festeggiarono al villaggio Ewok, ridendo e ballando intorno ad un grande fuoco. Ma i pensieri di Luke erano altrove. Non riesco a crederci, Leila. La flotta imperiale è distrutta. La Morte Nera è esplosa. L'imperatore è morto. E mio padre? Leila lo abbracciò. Vieni a unirti a noi, mio coraggioso Jedi. E lo condusse di nuovo tra i loro amici. Eroi uniti fino alla fine.